Anticipazioni My on My Destiny 2, puntate turche, Buran si toglie la vita. Nel corso delle puntate turche di My on My Destiny, al centro dell'attenzione c'è la difficile relazione tra Mujgan e Buran. Quest'ultimo fa ritorno a Istanbul dopo tanti anni con il progetto di aprire una caffetteria. Mujgan torna a frequentarlo e, attraverso alcuni flashback del passato, si scopre che Buran è il figlio dell'uomo che tolse la vita al padre di Mehdi e delle sue sorelle. Mehdi è sempre stato convinto che Buran fosse un uomo molto simile a suo padre e perciò lo allontanò da Istanbul dopo l'omicidio. All'epoca Mujgan era già fidanzata con lui e, con il ritorno di Buran, si scopre che i sentimenti da parte della donna sono ancora vivi. Mujgan vuole stare con Buran, ma Mehdi è categoricamente contrario a questa relazione e intima all'uomo di stare lontano da sua sorella, arrivando anche al punto di aggredirlo fisicamente. La situazione degenera quando Buran decide di presentarsi con i suoi scagnozzi nell'attività di Mehdi per vendicarsi di lui e picchiarlo a sua volta. Mehdi viene aggredito in modo molto forte, tanto che le sue condizioni richiedono un ricovero in ospedale e il suo stato non è affatto buono. Buran continua a chiedere a Mujgan di sposarlo e di iniziare una nuova vita con lui, dimenticando la sua famiglia e tutto ciò che è successo. L'aggressione a Mehdi segna però un punto di svolta nella relazione tra Mujgan e Buran. Infatti, la donna si sente in colpa per quello che è successo e allo stesso tempo capisce che suo fratello ha ragione, e che Buran è un uomo violento come suo padre. Mujgan prende la decisione di andare a Erzurum da sua madre per un periodo di tempo, per allontanarsi da Buran. Cemile e Nula salutano alla stazione, ma Mujgan non riesce mai a salire sul pullman perché viene sorpresa da Buran, che le spara. Buran, subito dopo, rivolge la pistola contro se stesso e si toglie la vita. Nu e Cemile sentono gli spari e portano subito Mujgan in ospedale, ma le sue condizioni sono davvero critiche fin da subito. Mehdi è furioso e distrutto per la situazione e, purtroppo, poco tempo dopo arriva la triste notizia, Mujgan non riesce a sopravvivere alle ferite riportate e dà un ultimo straziante addio a Cemile. Finisce così la storia di due personaggi, Mujgan e Buran. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per questo epilogo e avreste voluto qualcosa di diverso? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.